Allora, bimbi, ho bisogno del vostro aiuto. Voi che siete freschi freschi di catechismo, dovete aiutarci a spiegare ai più grandi, che il catechismo l'hanno fatto tanti anni fa e non se lo ricordano quasi più, alcune cose delle letture di oggi, perché sono molto belle ma anche un pochino difficili. Uno potrebbe chiedersi: ma che cosa c'entrano queste letture con il Natale, con l'Avvento? Allora, iniziamo da una cosa semplice semplice. In quale Vangelo ci troviamo? Facile, questo. Di Marco. E dillo forte. Di Marco. Di Marco. E in che punto del Vangelo? Che questo è facile. Se avete ascoltato, come inizia il Vangelo di oggi? La prima parola. Qualcuno se n'è accorto? Inizio. Inizio. Sono le primissime parole del Vangelo di Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. E Marco dice che Gesù è tre cose. Innanzitutto dice il suo nome, è Gesù. Poi dice Cristo. Cosa vuol dire la parola Cristo? Viene dal greco, Cristo. Vi ricorda uno dei sette sacramenti la parola Cristo? Andiamo da quelli che l'hanno fatto quest'anno, quelli delle medie. Quale sacramento vi ricorda la parola Cristo? Chi è che l'ha detto? Dillo forte al microfono. La cresima. Certo, la cresima. Perché nella cresima si usa l'olio benedetto. Ve lo ricordate, vero? L'avete appena fatto. L'olio benedetto sulla fronte che il vescovo mette e che ci dona lo Spirito Santo. Cristo vuol dire proprio questa cosa. Unto, che gli hanno versato l'olio in testa. Perché una volta si ungevano i sacerdoti che iniziavano a fare i sacerdoti, i re quando diventavano re e i profeti in segno di riconoscimento delle loro parole. E Marco ci dice: questa persona di cui vi parlo nel Vangelo, di cui vi do una buona notizia, Vangelo significa buona notizia, si chiama Gesù, è Cristo, è l'unto, è stato scelto ed è figlio di Dio. Tre cose importantissime, perché se per caso Marco fosse uno scrittore di gialli, non venderebbe neanche una copia dei suoi libri, perché ci ha già detto tutto quello che ci dice nel Vangelo. Ci ha già detto il finale, ci ha già detto chi è Gesù, non ci lascia nulla all'immaginazione. È Gesù un uomo che è nato da Maria, è Cristo, cioè è l'unto, lo scelto, ed è figlio di Dio. Vi ricordate qualche domenica fa, quando ci trovavamo alla fine del Vangelo di Marco, quanti capitoli dicevamo che ha il Vangelo di Marco? Questa è difficilissima, questa è difficilissima, ma l'abbiamo detto un mesetto fa. Che succede? Sono comunicazioni morse tra i chirichetti e i bambini. 16 capitoli, non se lo ricordava nessuno, ma non è importante questo. Ma qual è la metà di 16? 8. Bravo, 8. Al capitolo 8, proprio al centro del Vangelo, succede una cosa importantissima tra Gesù e i suoi discepoli. Gesù si trova in un luogo che si chiama Cesarea di Filippi, di Filippo. E a Cesarea di Filippo fa una domanda. Attenzione a questa domanda, perché ci aiuta a capire perché Marco chiama così Gesù. Gesù chiede ai suoi discepoli: chi dite che io sia? Anzi, scusate, prima chiede: la gente, chi dice che io sia? E lì gli danno tre risposte. Chi è che se le ricorda? Qualcuno dice che sei? L'abbiamo incontrato oggi. Gesù? No, Gesù non lo dicono, è il suo nome, è la sua identità, ma è un tipo un po' strano questo Gesù. Quindi qualcuno dice che tu in realtà sia? Cristo. Qualcuno dice che sei Cristo, ma lo dicono loro alla fine. Prima dicono Giovanni Battista, che abbiamo incontrato oggi nel Vangelo, che quando Gesù parla con i discepoli ormai era morto, l'avevano ucciso, Erode gli aveva fatto tagliare la testa. E qualcuno diceva: tu sei Giovanni Battista che è risorto, ha ripreso vita in questo uomo che si chiama Gesù di Nazaret. Qualcun altro dice che sei Elia, qualcun altro un altro dei profeti. E allora Gesù si rivolge ai discepoli e dice: voi che siete qui, voi che oggi siete qui in chiesa con me, chi dite che io sia? E Pietro dà una risposta, quella che veniva detta prima: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Siamo nel cuore del Vangelo di Marco.
al centro. E Marco ci dice: questa è la cosa più importante da scoprire di Dio. Ce la dice all'inizio, per scoprirla nella nostra vita. E come facciamo a scoprirla? C'è la seconda parte del Vangelo di oggi. Chi è il protagonista della seconda parte del Vangelo di oggi? Non è più Gesù, che è nominato all'inizio, ma c'è un altro tizio un po' strano. Chi è il protagonista? Giovanni. Giovanni Battista, che, come dice il nome, passava il suo tempo a... battezzare, se no si chiamava Battista, no? Passava il suo tempo a battezzare. Questo qui era un uomo che aveva avuto una vita un po' strana, era vestito con i peli di cammello. Ma chi è che va in giro vestito con i peli di cammello? Puzzano, mamma mia. Avete mai sentito l'odore di un cammello? Se qualcuno è stato allo zoo o in Terra Santa, i più grandi, avete sentito l'odore del cammello? Ed è una cosa ripugnante. E lui se li metteva addosso i peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e chissà che alitino che aveva, perché mangiava le locuste. Beh, il miele selvatico, sì, ma le locuste, le cicale grosse. Cioè, vi rendete conto? Avete mai visto una cicala? Sì. L'andate ad accarezzare quando la incontrate? Mica tanto, ce l'abbia anche uno sguardo spaventato. Questo le prendeva e se le mangiava. Mangiava quelle robe lì per sopravvivere. Sì, tipo un po' strano. Eppure il Vangelo ci dice che da Gerusalemme e da tutta la Giudea non arrivavano, accorrevano. La gente andava di corsa da Giovanni Battista. E non perché questo gli regalava i gadget, ma cosa andavano a fare da Giovanni Battista? Attenzione, qua ci sono tante mani alzate. Andavano a battezzarci. Esatto, a farsi battezzare e a fare un'altra cosa. Cos'è che facevano per essere battezzati da Giovanni Battista? Cercate sul Vangelo, c'è scritto. Andavano da Giovanni Battista, accorrevano da Giovanni Battista. Confessavano i loro peccati. Esatto, ragazzi, andavano a confessarsi. Andavano da Giovanni Battista a confessare i loro peccati. Non andavano a fare la degustazione dei vini, Non andavano a guardare i film della Marvel. Andavano, accorrevano, facendo giorni e giorni di viaggio. Andavano in mezzo al deserto per confessare i loro peccati. Che cosa ci sta dicendo Marco all'inizio di questo Vangelo, allora? Che il Signore che viene in questo avvento non si vergogna dei nostri peccati, delle nostre debolezze. Li ha già perdonati, ci ha già avvolto nel suo amore. Perché abbiamo iniziato la messa con l'acqua benedetta? E lo facciamo per tutto l'avvento. Per ricordarci il giorno del nostro battesimo, come quegli uomini e quelle donne che sono accorsi nel deserto e che hanno detto: ho bisogno di far spazio al Signore. Perché se non gli faccio un po' di spazio nella mia vita, nel mio cuore, se le mie giornate sono sempre frenetiche, prese da mille cose, da mille impegni, una cosa da fare dietro l'altra, e non faccio un pochino di spazio al Signore, questo Natale Lui verrà, ma non troverà neanche un posticino per stare con me. E allora, trovare la forza e il coraggio di andare a confessare i propri peccati non significa fare quello che mi viene chiesto. Non è per questo ci confessiamo. Significa fare un po' di spazio al Signore che mi vuole incontrare. E che mi vuole incontrare in un modo nuovo. Nella prima lettura, chi è il protagonista? La prima lettura del profeta Isaia, ma di quale nazione parla? Degli egiziani. Esatto, bravissimo, dell'Egitto. Tra Israele e Egitto si volevano tanto bene, vero? Provate ad andare in Israele adesso con il passaporto sul timbro dell'Egitto. Non vi fanno entrare, dovete cambiare il passaporto. Ancora adesso non si vogliono tanto bene. Vi ricordate cosa aveva fatto Israele? Come aveva vissuto Israele in Egitto? Era il capo dell'Egitto Israele? No, erano diventati schiavi. Ma certo, erano schiavi del faraone. Era Mosè che li aveva portati fuori dall'Egitto. L'Egitto è il grande nemico del popolo di Israele. E ce n'è anche un altro di cui si parla sempre nella prima lettura di Isaia. Gli Assiri. Anche questo è un popolo che aveva invaso Israele, aveva portato da via in esilio tutti gli israeliti e aveva distrutto il Tempio di Gerusalemme. E cosa dice Isaia? Guardate che quando il Signore verrà,
in Egitto e in Assiria costruiranno dei templi al Signore Adonai, il Signore benedetto il nome suo, il Signore dei nostri padri, di Abramo, di Isacco, il Signore che ha portato fuori il popolo con Mosè dall'Egitto. Costruiranno i templi per lui, costruiranno un corridoio tra la Siria e l'Egitto perché tutti possano andare a rendere gloria al Signore. Una roba, una visione impressionante, no? Che ascoltavo questa roba era come dire, boh, non so, che a Torino costruiranno uno stadio dove giocherà solo il Milan. Non so, prima parlavamo di questo, quindi mi è venuto in mente questo esempio. Ma non è possibile questa cosa. A Torino c'è quell'altra squadra e chiedete a Don Guido qual è. Ma non funziona questa cosa. In Egitto mica vanno a adorare il Dio di Israele. Eppure Isaia dice di sì. Perché? Chi farà spazio al Signore, anche in mezzo a tante fatiche, anche in mezzo a storie diverse, strane, si lascerà raggiungere. Però, c'è un però, c'è una condizione che dobbiamo avere il coraggio di riconoscere. E per questa, bimbi, scusatemi, ma mi rivolgo soprattutto ai vostri genitori e ai vostri nonni, perché qui riguarda soprattutto noi adulti, riguarda tutti, ma gli adulti in maniera speciale. Bisogna avere il coraggio di chiederci se il Vangelo è una parola che mi cambia la vita. Perché se non è così, se il Vangelo è una parola in mezzo a tante altre che ascolto così come ne ascolto altre, non funziona, eh? Il Vangelo non è allo stesso piano di tutte le altre cose che facciamo. Abbiamo sentito di tutti quegli uomini e quelle donne che come noi avevano mille problemi, provenivano da storie diverse, avevano i loro pensieri e le loro responsabilità, eppure lasciavano tutto per andare nel deserto a farsi battezzare. E a noi ci pesa una volta alla settimana venire a messa facendo 15 minuti di strada a piedi. Il Vangelo mi cambia la vita. È una parola della quale mi metto in ascolto? O la sento solamente quando vengo a messa la domenica, se sono abbastanza attento ad ascoltarla? È una parola che in questo tempo di avvento mi sta accompagnando? Perché se il Vangelo ha la stessa forza del libro che leggo la sera prima di addormentarmi, o delle notizie che apro e leggo sul giornale, o qualunque altra cosa che leggo, è una parola a cui non permetto di avere l'efficacia che invece potrebbe avere sulla mia vita. Se non è una parola, non che mi interessa, ma che mi cambia la vita, e allora non lo stiamo cercando il Signore Gesù. E allora ci stiamo lasciando trasportare dagli eventi della vita che ogni tanto mi portano al lavoro, che ogni tanto mi portano a scuola, che ogni tanto mi portano in oratorio. Ma il Vangelo, se mi cambia la vita, dà un corso deciso alle mie scelte, alle cose che faccio, alle parole che dico. Divento testimone come Giovanni Battista nella vita di uomini e di donne che magari neanche sanno perché vivo così, ma si accorgono che c'è un modo di vivere che mi cambia davvero la vita. Essere cristiani e prepararci al Natale significa lasciare, e lo sentiremo la notte di Natale, che la parola di Dio, il verbo, il logos, il senso di Dio prenda carne nella mia vita. E se non ci cambia la vita questo, che cosa ce la cambia? Certo, in una nazione dove i due italiani più famosi sono una fashion blogger e quello che fa sempre così, è chiaro che è difficile dare contenuti alla giornata, alla vita, ma io posso chiedermi qual è il Signore della mia vita, qual è la parola che mi cambia le scelte, che mi permette di diventare veramente uomo e veramente donna. Il Vangelo mi cambia la vita. Questo Gesù è veramente il Cristo, il Figlio di Dio, il Signore di queste settimane di avvento e della mia vita?